Professore, come si fa a ricominciare ogni giorno la giornata? Risposta. Mentre stavamo facendo una prova di evacuazione, quelle che si fanno a scuola. Risposta. Bisogna che incontri l'infinito. Ma come si fa? Ci sono due strade. O ci provi, ma da solo, oppure l'infinito viene da te. Che poi è il Natale, e il Verbo di Dio si è fatto carne, l'infinito si è reso visibile. E, diceva Papa Benedetto, è cominciata una nuova musica a entrare nel mondo, una musica le cui parole sono gloria in excelsis Deo, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini, una musica nuova. Allora, se senti la musica nuova, la tua vita cambia e puoi cominciare la giornata. Al mattino, come tutti gli altri giorni, nel chiarore freddo guardi quella stella più lucente, e le cose sempre quelle sono al solito posto, ma tu hai un cuore nuovo, tu hai uno sguardo nuovo. La musica è cambiata ed ora la può ricominciare. E ti avvii lungo la strada come tutti gli altri giorni. Non c'è niente da aspettarsi oltre il solito deserto, e le cose sempre quelle sono tutte fuori posto, ma tu hai un cuore nuovo, tu hai uno sguardo nuovo, la musica è cambiata e ora che fa nuovo il mondo intero, il mistero di dolcezza ti è venuto a cercare e ha lasciato il suo sigillo nel profondo del tuo cuore e non puoi più dimenticare. Un nuovo giorno mentre scruti nel tramonto, nell'attesa accesa guardi quella stella più lucente. Ora sai che c'è quel pozzo che fa bello anche il deserto, e le cose sempre quelle hanno ora il loro posto, e finalmente puoi cantare. Perché tu hai un cuore nuovo, tu hai uno sguardo nuovo, la musica è cambiata.